Sì, buonasera dal Castello di Lago Pesaro, dove è appena iniziata da qualche minuto la cerimonia vera e propria di consegna dei premi ai Lucani Insigni. 5 premi, 3 onorificenze. Questa mattina i premiati hanno incontrato i ragazzi delle scuole di Lago Pesaro, di Avigliano e di Anzi. Ora è iniziata la cerimonia vera e propria, organizzata, lo ricordiamo, dal Consiglio regionale della Basilicata insieme alla Commissione regionale per i Lucani nel mondo. Noi siamo in compagnia del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Franco Mollica, a cui chiediamo subito un commento. Oggi è stata una giornata importante perché non solo abbiamo dato un premio alle personalità, possiamo definirle tali, che sono lucani, che vivono al di là di questa regione e anche all'interno di questa regione, che si sono distinte nel campo professionale e con dedizione, passione nell'ambito della loro attività, portando in alto il nome della Basilicata, ma perché abbiamo iniziato un processo che è quello dell'esempio, l'esempio che abbiamo voluto dare in primis ai ragazzi delle scuole. Stamattina c'è stato un momento informativo, il momento informativo è esattamente l'esempio, cioè quello che già nel DNA di tutti i lucani e di tutti gli abitanti della Basilicata c'è, il radicamento dell'esempio a partire dalla famiglia. Proprio per questo abbiamo voluto dare questo senso, d'ora in avanti gli esempi saranno quelli da seguire per poter rendere questa nostra società sempre migliore. Grazie al Presidente Mollica. Seguiamo una delle 3 persone che sta per ricevere l'onorificenza, Carmen Vella. Possiamo seguire in diretta la cerimonia. Perché la danza solitamente viene interpretata come un intrattenimento, e invece la danza... Come disciplina sportiva. Sì, come disciplina sportiva. Ma vorrei citare le parole del direttore del teatro dove mi sono formata, che il mio primo giorno di percorso professionale mi ha detto: Carmen, noi siamo i depositari della bellezza, della cultura e dell'arte. Noi trattiamo materia viva, materia pulsante, e abbiamo la responsabilità di tramandare la bellezza e la cultura alle nuove generazioni. E quindi il mio obiettivo era trasferire sui ragazzi del nostro territorio quella che è stata la scommessa che io stesso ho fatto, e cioè dare loro la consapevolezza che lavorando, impegnandosi, possono essi stessi diventare ricchezza per questo territorio, una risorsa per questo territorio. Ritornare qui è difficile, operare sul nostro territorio è impegnativo, ma quando si riesce a realizzare questo sogno è davvero una gratificazione immensa, perché la nostra è una terra ricca, è una terra magica, è una terra speciale. I sogni vanno inseguiti e una volta ciuffati vanno coccolati, è quello che stai facendo tu, penso, vanno con coccolati, te stessa e con i tuoi giovani allievi. Sì, vanno coltivati con grande impegno, con grande serietà, con grande dedizione, studiando sempre, perfezionandosi sempre. E questo premio è un grande prestigio per me, ma è un input a continuare, a portare avanti questa scommessa non solo, ma io trasferirò questo premio ai ragazzi con i quali lavoro quotidianamente, per trasferire a loro questo entusiasmo e soprattutto questa energia da indirizzare all'impegno per cambiare questa terra. Grazie, grazie, grazie a di voi. Cuore. Rimani grazie qui perché devi ricevere il tuo premio. Premia il sindaco di Avigliano, Vito Summa, prego. E a te la bella scultura. Ci ha raggiunti l'assessore alle infrastrutture Nicola Benedetto. Fino all'anno scorso ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione dei Lucani nel mondo. Vuole portare un saluto, penso che sia un piacere, vero? Sì, certo non potevo mancare, perché io sono rimasto affezionato alla Commissione Lucani nel mondo e non potevo non essere qui. Intanto saluto tutti quanti. Voi, come sempre, è una manifestazione importante, si vede anche da quanta gente si impegna. Quindi io voglio ringraziare il Presidente Mollica, che quest'anno, come tutti gli anni, con impegno alla Commissione ha scelto. Sono tanti i lucani che in giro per l'Europa, in giro per il mondo, danno luce, lustro alla nostra Basilicata. È sempre difficile, ma anche quest'anno, come gli altri anni,
tanta gente è stata premiata. Sì, siamo in compagnia con la prima delle tre persone che riceveranno una onorificenza nell'ambito del premio Lucani Insigni. Siamo in compagnia di Carmen Vela, danzatrice, coreografa e regista originaria di Venosa. Mancava però da 20 anni dalla cittadina lucana, è ritornata a Venosa dove attualmente opera e dove vive. Cosa l'ha portata a ritornare in Basilicata? L'obiettivo è stato riportare sul territorio quelle che sono le mie conoscenze e la mia professionalità per dare un nuovo impulso artistico e vitale per i giovani talenti lucani e quindi dare un input di coraggio e soprattutto poter anche dare la possibilità di formarsi a livello professionale pur rimanendo sul proprio territorio di origine. Seguiamo Giovanni Ricciardi che sta per ottenere un'altra onorificenza. Si distingue anche per l'importante ruolo di divulgatore organizzando mostre e iniziative. Ha ricevuto molti riconoscimenti istituzionali. Sono molto onorata in quanto dirigente di ricerca del CNR poter aver potuto leggere il suo curriculum e averlo potuto, come dire, valorizzare. Grazie. Giovanni Ricciardi, l'ha detto poco fa la dottoressa Pellettieri, ha dedicato una vita alle sue ricerche, praticamente facendoci scoprire ancora di più la bellezza delle chiese rupestre di Matera, un patrimonio che va valorizzato, va tutelato. Qual è secondo lei il modo più giusto perché queste vengano poste sempre sotto i riflettori? Forse non sono io. Oh, pardon. Sì, ho sbagliato. Vabbè, mi è consentita, una papera mi è consentita. Giovanni Ricciardi. Ok. Ho solo sbagliato il nome, però non ho sbagliato la sua professione, non potevo sbagliarmi, mi perdona allora. Dicevo, secondo lei qual è il modo più giusto per valorizzarle? Beh, innanzitutto ho cercato, dal momento in cui sono andato via da Chiaromonte, e non senza sofferenza, perché questo aspetto viene un po' trascurato. È vero che andiamo in giro seguendo i nostri sogni, però è anche vero che tutto questo comporta un sacrificio, una sofferenza, l'aver abbandonata la propria comunità, i propri genitori, i propri affetti, per seguire appunto questo sogno. Ed è chiaro che una volta realizzato questo sogno, e come abbiamo enfatizzato anche prima, Lucani si rimane, questo di stasera sembrerebbe la chiusura di un cerchio, un ritorno a casa. E quando sono stato fuori, come dicevo, spinto dal mio sogno, quello di diventare un fisico nucleare, e ci sono riuscito, di fare ricerca, e mi è stato concesso questo privilegio, ho voluto far conoscere le mie ricerche e anche i miei studi agli studenti. Per cui i volumi che ho voluto scrivere, che hanno avuto dei riconoscimenti, come lei citava prima, sono uno sforzo per valorizzare la storia dei territori che mi hanno accolto. E in particolare mi riferisco ai vulcani dell'area napoletana, alle catastrofi naturali, perché poi tutta la mia attività si svolge nello studio delle catastrofi naturali, sia sismiche che vulcaniche. Grazie tante per la sua attività instancabile e grazie per l'impegno e la passione che mette nel suo lavoro. Da lucano, un attimo resti qui con noi. Consegna il premio il sindaco di Chiaromonte, Valentina Viola. Grazie.
Grazie a lei. Adesso è la volta di Antonio Zambrella. Prego Antonella Pelletieri di leggerci la motivazione. Antonio Zambrella è nato a Bernalda e vive a Bologna. Denominato il Lucanino per lo spiritualismo e il gusto antico e rievocativo verso la terra lucana, ha ricevuto decine di premi e onorificenze, diffondendo nel mondo... Ecco, abbiamo noi il secondo premiato, Giovanni Ricciardi, ha ricevuto un'onorificenza, laureato in fisica e indirizzo nucleare e responsabile della rete di sorveglianza sismica dei campi Flegrei dell'osservatorio Vesuviano. Insomma, è un'emozione ricevere un premio così importante? Sì, sicuramente è una grande emozione e come ho detto poco fa... Sembra quasi un chiudere un cerchio di quello stasera, di quello che è successo tanti anni fa quando per la prima volta sono andato via dalla mia comunità, dai miei affetti. È veramente molto forte l'emozione. Andiamo avanti con la premiazione e il turno di Antonio Zambrella, che è stato, non è presente qui, ma ci sarà qualcuno a rappresentarlo. Ha cominciato a dipingere come un figurativista, paesaggista innanzitutto, poi lasciando Bernalda dove era nato, si è spostato in quel di Bologna, ha frequentato studi importanti, ma ha cominciato soprattutto a riportare da Bologna la Basilicata e il fatto che gli sia stato appioppato questo nome artistico de Il Lucanino mi pare che sia quanto mai espressivo di questo suo profondissimo legame con la Basilicata che immette nelle sue opere anche quando sembrerebbe che parla d'altro. C'è questa lucanità, usiamo questo termine qualche volta abusato, per dire che insomma egli ha fatto di questo rapporto con la sua terra il motivo della sua arte, per cui credo di dover ringraziare davvero la generosità della Commissione per questo riconoscimento e speriamo possa realizzare, mi ha promesso, una mostra qui a Potenza nella primavera prossima e in quella circostanza gli faremo l'accoglienza che merita e che noi come lucani sappiamo dare. Grazie. Lei riceve il premio che vorrà poi gentilmente consegnare da parte di tutti noi al certo. Premiato. Prego. Noi... Grazie. Lo consegna il Michele Napoli, il consigliere Michele Napoli. Prego. Grazie, proseguiamo adesso. Diamo spazio nuovamente a Tony De Giorgi con un pezzo What a Wonderful World. Thank you.
Ecco, nel frattempo che in onda ci sta questo intermezzo musicale, noi siamo in compagnia di Giovanni Spinazzola, l'artista di Ferrandina, che ha realizzato il premio in quest'anno che andrà tra pochi minuti ai 5 Lucani Insigni. Cosa rappresenta questo premio? È un premio che rappresenta il tema della pace. Un tema difficile ovviamente da rappresentare, ho provato in qualche modo a unire insieme a quello della pace anche il tema della donna, perché credo molto sul fatto che la donna potrebbe risolvere molti problemi di pace, perché non vengono quasi mai presi in considerazione quando ci sono i trattati di pace, quindi potrebbe essere una denuncia verso questo tipo di cose. Ecco, continuiamo, è il momento della premiazione dei 5 premiati. Dalla collega giornalista Rosaria Nella, che lavora presso l'ufficio stampa del Consiglio regionale della Basilicata. Questo video ci consentirà di conoscere meglio il premiato, poi sarà Antonella, la presidente della commissione, Antonella Pelletieri, a leggerci la motivazione e poi raccoglieremo una battuta. E ovviamente subito dopo il premio. Iniziamo con la dottoressa Pasqua Teora. Un attimo solo di pazienza, deve partire il video. Pasqua Teora, psicologa e psicoterapeuta, nasce nella città di Orazio nel 1950 e si trasferisce a Milano all'età di 3 anni. Un espianto dalla zolla aurifera, dove ero circondata da affetti, luci, canti e profumi dolci, che cambiò enormemente la mia percezione della realtà. Con queste parole trasferisce il suo sentire su quello che poi è diventato un percorso alla ricerca di un mondo sempre altro, un irraggiungibile miraggio. La psicoterapeuta venosina, dopo la laurea in psicologia conseguita presso l'Università di Padova, si trasferisce a Bergamo, dove fonda il Centro Psicologia e Cambiamento, in cui opera insieme ad un'equipe di professionisti in setting individuale, di coppia e di gruppo. Nella città lombarda crea anche Spazio Colibrì e Atelier Terre Sorelle di arti varie, dove vengono svolte attività che agiscono sul piano dell'integrazione psicomotoria, delle arti terapie e delle attività artistico-creative per la crescita personale e spirituale. Le storie e le emozioni che scaturiscono dall'incontro clinico con le singole persone, le coppie e le famiglie ispirano in Pasqua Teora l'amore per la scrittura poetica. È così che nasce nel 2007 il saggio La finestra sul confine, traduzioni poetiche di una psicoterapeuta. Un lavoro, il suo, apprezzato e utilizzato anche da altri terapeuti nei processi di trasformazione, aiutando così la consapevolizzazione e il cambiamento. Attiva nel sociale, partecipa a diversi gruppi, tra cui Femmes de Tétouan, città arabo-berbera del Marocco, dove si interessa ai temi della migrazione e dell'interculturalità. Grazie, io inviterei la dottoressa a raggiungermi qui sul palco. E adesso diamo spazio ad Antonella Pelletieri per le motivazioni. Eccolo. Pasqua Teora si è trasferita a Milano all'età di 3 anni. Ha conservato l'irraggiungibile miraggio di ritornare agli affetti, alla luce, ai canti e ai profumi dolci del suo luogo natio. Molto attiva nel sociale, ha dedicato la propria vita alla psicologia come mezzo per migliorare la vita dei suoi simili. Anche con scelte molto dure e difficili, ha seguito il suo istinto e il suo sogno, fondando il Centro Psicologia e Cambiamenti a Milano. Le sue pubblicazioni e i suoi processi di mediazione, resilienza e creatività sono molto utilizzati in psicologia, in considerazione della sua grande esperienza maturata in Italia e all'estero. Complimenti. Prego, grazie. Qui al centro.
Lei da 8 anni lavora con suoi colleghi che provengono da tutto il mondo, me lo diceva proprio questa mattina per telefono, dal Canada addirittura, e oggetto delle vostre analisi è la difficoltà, l'inquietudine per le persone che arrivano nel nostro paese, ma anche le difficoltà legate poi al reinserimento nella propria patria quando questo accade. Sì, è così. È stata un'opportunità per me di lavorare in un contesto di più ampio respiro sui temi della migrazione, appunto. Io vivo e lavoro a Bergamo, non a Milano, a Bergamo, dove ho fondato questo centro psicologia e cambiamento e dove arrivano anche persone di diversa nazionalità. Poi a Tetuan, in Marocco, ho avuto la possibilità di leggere certi fenomeni sociali e umani da un altro punto di vista, altre storie, altre situazioni, ma anche la fatica di chi dopo anni trascorsi all'estero per portare avanti il progetto, il sogno, eccetera, torna alla propria terra di origine e dove appunto diventa complicato, difficile mettere insieme l'esperienza di integrazione, di adattamento in un altro luogo, in un'altra cultura e con metterla in relazione con ciò che trovano nel rientro, quindi nel tornare alle loro origini. Il Marocco è un paese prevalentemente islamico, prevalentemente ma non solo, e quindi dove la possibilità di un confronto e di una esplorazione ad ampio raggio diventa fruibile, ecco, quindi molto, molto arricchente. E dicevo stamattina al telefono che paradossalmente è stato un modo di entrare in un contatto ancora più profondo con la mia origine, cioè anch'io sono migrante, anche se non l'ho a suo tempo scelto, ero troppo piccola, sono stata trasportata altrove. E, mi consente di interromperla, lei a proposito di questo trasferimento nella sua opera da scrittrice, perché lei è anche scrittrice, usa una frase molto bella che io vorrei condividere con i presenti. Lei parla di espianto dalla zolla aurifera e quindi questo espianto quanto ha gravato, quanto ha condizionato la sua attività professionale? Dunque, l'espianto è un'espressione forte che comunque racconta con una immagine la fatica che io ho vissuto da bambina, originariamente da bambina, perché qui c'era la gioia della famiglia, dei nonni, degli zii, le zie, una grande gioia e una grande luce, la luce. E il fatto di essere nel proprio luogo, nei propri affetti è ciò che poi in età via via più adulta mi è mancato sempre, però è come se questo nocciolo fosse rimasto dentro di me e mi ha comunque dato una specie di forza, una specie di guida per andare nella direzione che non mi era chiara. Eppure c'era, quindi un espianto ma non una perdita, nel senso che tutta una serie di risorse e di possibilità e di umori, questa luce, a un certo punto è tornata a occupare, illuminare la mia esistenza. E ho accennato forse che solo una ventina d'anni fa mio figlio ha voluto venire in Basilicata, a Venosa, e per conoscere l'origine di sua madre. La terra della luce. La terra della luce, sì, sì. Allora, inviterei l'assessore al comune di Venosa, Antonella Mastrangelo, a raggiungerci qui sul palco perché consegnerà il premio. Qui al centro.
qui al centro, al centro. Pesantissima. Io l'onore, grazie. Ho l'onore di dare questo premio a questa nostra concittadina e con molta felicità, perché essendo assessore alle pari opportunità, premiare una signora, una donna, per me è doppio motivo di gioia, e quindi con grande onore e felicità. Che... grazie. Complimenti e buon rientro. Passiamo al secondo filmato, sul secondo premiato, si tratta di Onofrio Donzelli. Onofrio Donzelli nasce a Venosa nel 1947. Consegue prima la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna, discutendo una tesi sull'artroplastica del ginocchio, e poi la specializzazione in ortopedia e traumatologia pediatrica con un lavoro sull'ipoplasia congenita di gamba. Donzelli percorre il suo cursus honorum svolgendo per circa 40 anni la sua professione di medico con impegno e passione. Diviene dapprima primario, poi direttore della divisione di ortopedia e traumatologia pediatrica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e in seguito presidente della Società Italiana di Traumatologia e Ortopedia. Noi siamo in compagnia con la prima delle cinque premiate, siamo con Pasqua Teora, psicologa e psicoterapeuta che ha fondato a Bergamo il Centro di Psicologia e Cambiamento ed è fondatrice ed ideatrice dell'associazione Spazio Colibrì e Terre Sorelle. Lei è originaria di Venosa ma vive a Bergamo, però il legame con la cittadina oraziana è stato sempre forte, soprattutto grazie al figlio. Ci spiega perché? Sì, buonasera. Soprattutto grazie a mio figlio che è tornato qui ad un certo punto in cerca delle origini, delle radici di sua madre, e attraverso di lui ho ritrovato una parte preziosissima, fondamentale della mia vita, e sono onoratissima di questo premio. Grazie a tutti. Grazie. Ascoltiamo ora invece la premiazione di Onofrio Donzelli, medico ortopedico traumatologo e presidente della Società Italiana di Traumatologia ed Ortopedia Pediatrica. Prego. Diamo spazio alla motivazione. Prego, Antonella. Il curriculum di Onofrio Donzelli, nato a Venosa, mostra con grande trasparenza la carriera limpida e di particolare pregio di un medico che ha percorso il suo cursus honorum ricoprendo i ruoli più alti all'interno della sua specializzazione in ortopedia e traumatologia pediatrica. Primario, poi direttore della divisione di ortopedia e traumatologia pediatrica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, in seguito presidente della Società Italiana di Traumatologia e Ortopedia Pediatrica, ha rivolto la sua attenzione al benessere dei bambini e al miglioramento della loro vita. Complimenti. Prego, professore. Professore, le patologie ortopediche di interesse pediatrico vanno attentamente valutate e soprattutto vanno trattate in maniera differente rispetto a come si fa con un adulto. E il trattamento è diverso, ci vuole un approccio diverso, qual è quello più giusto? L'ortopedia pediatrica è qualcosa di diverso dall'ortopedia. Noi incominciamo a vedere dei pazienti non alla nascita, perché quelli li abbiamo sempre visti, ma oramai i nostri ambulatori sono frequentati dalle mamme al terzo, al quinto mese di vita, perché con l'ecografia prenatale vengono viste delle deformità scheletriche e quindi vengono dall'ortopedico pediatrico per sapere cosa succederà al nostro figlio quando nasce, camminerà, potrà giocare con gli altri. E l'atto comunicativo in quel momento deve essere sicuro, certo e ben documentato. E come si fa ad avere un atto comunicativo di questo tipo? L'esperienza e la letteratura. Quindi è molto importante discendere l'ortopedia pediatrica dall'ortopedia.
Lei, lungo la sua carriera molto proficua, ha trattato anche un argomento molto molto particolare, la sicurezza dei bimbi a bordo. Un tema che, ahimè, crea qualche problema, perché a volte noi genitori siamo sempre pronti a fare i buoni, a lasciare il bimbo fuori dal seggiolino. Cosa succede, professore? Quanto può essere grave un atteggiamento del genere? Nel mio congresso che ho fatto a Bologna 4 anni fa della Società Italiana di Ortopedia Pediatrica, ho fatto una sessione di tutta una giornata sulla sicurezza del bambino trasportato. Sono intervenuti sia i medici legali, sia gli ortopedici, i chirurghi generali, le forze dell'ordine. E le forze dell'ordine hanno mostrato dei filmati che se un bambino non viene ben trasportato e c'è uno scontro in autostrada, il bambino non si trova lì, si trova a 100 metri di distanza. Questo è un messaggio che io ho voluto dare sia alle forze dell'ordine col mio congresso, e difatti da 5 anni a questa parte, se voi vedete in autostrada, c'è ogni tanto avete allacciato le cinture di sicurezza. Ma è un messaggio che io ho cercato di dare anche nella mia regione. In che maniera? Facendo degli incontri nelle scuole e nelle ASL con i genitori, con le mamme che aspettano il bambino, e dire qual è la pericolosità di un attimo di leggerezza, perché gli dice ma sì, un bambino, vado lì 10 metri, eccetera. È un momento pericolosissimo. E il genitore è ignorante, ignorante nel senso che ignora, non perché ignora quali sono i pericoli. Il seggiolino non serve per non prendere la multa, ma serve per salvare la vita del bambino. È vero. Premiano il professore, l'assessore alle infrastrutture Nicola Benedetto, un attimo soltanto, e anche il componente della commissione, il professor Antonio Mario Berardi. Prego. Volevo dedicare questo premio innanzitutto alla mia associazione di Bologna, che sta facendo dei notevoli sacrifici con degli incontri continuativi, ogni mese facciamo degli incontri. Voglio dedicare questo premio ai miei genitori che hanno fatto dei sacrifici, e lo dedico a tutti i genitori dei lucani, perché ai genitori, ai nonni, perché sono loro che hanno fatto i sacrifici. E io sono andato via da Venosa che avevo 7 anni, però continuamente a casa mia quando si cenava si parlava di Venosa, si parlava della vigna, dei campi, dell'amico che abbiamo lasciato, eccetera. Quindi dedichiamo ai nostri genitori, ai sacrifici che hanno fatto i nostri genitori. Grazie. Grazie ancora. Siamo arrivati al terzo firmato, su Mauro Antonio Di Vito. Prego. Mauro Antonio Di Vito, primo ricercatore presso l'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Napoli, nasce a Lavello nel 1960. Siamo con Onofrio Donzelli, medico ortopedico traumatologo, presidente della Società Italiana di Traumatologia ed Ortopedia Pediatrica, anche lui di Venosa. È andato via dalla Basilicata all'età di 7 anni, ma il legame con questa regione, con la sua regione, è stato rimasto sempre forte, così? Sì, il ricordo di questa regione è continuo, è un ricordo che mi è stato inculcato dai miei genitori, e continuamente io quasi ogni anno vengo a trovare
i miei parenti e la mia regione. Grazie. Mentre intervistavamo Onofre Donzelli, sta andando in onda il filmato su Mauro Antonio Di Vito, laureato in scienze geologiche e primo ricercatore presso la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Andiamo in onda con la diretta e sentiamo la premiazione. Ma varche confini nazionali, approdando in territorio etiope, dove conduce gli studi sulla caldera di Gedemsa e sul vulcano Boina. Di Vito vanta un'ampia produzione bibliografica e collabora con diverse università e centri di ricerca nazionali ed internazionali, oltre che con la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta. Al contempo, non meno importante, è la passione per la divulgazione delle conoscenze scientifiche attraverso la realizzazione di mostre e l'organizzazione guida di escursioni per congressi internazionali su tematiche vulcanologiche. Mauro Antonio Di Vito, prego. Mauro Antonio Di Vito è nato a Lavello, è uno studioso di chiara e ricercata fama, che si è distinto anche per i ruoli istituzionali che ha ricoperto nel corso della sua carriera. Il suo costante impegno nell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia lo ha condotto verso risultati scientifici di grande prestigio. Al contempo, non meno importante, è la passione verso la divulgazione della scienza. Ha realizzato musei e mostre trasformando la geologia in ricchezza culturale. Complimenti. Professore, l'attività di monitoraggio dei fenomeni geofisici in generale e la sorveglianza costante sono temi di grande attualità. Quanto è importante la prevenzione per la mitigazione dei rischi? Abbiamo degli esempi recentissimi e anche degli esempi molto eclatanti. Allora, quelli recentissimi sono tutta l'attività sismica che sta caratterizzando l'Appennino e che in qualche modo è chiaro a tutti che una buona conoscenza del territorio è l'unico strumento che ci consente di mitigare il rischio di questo territorio, che è un territorio affascinante, con delle peculiarità notevolissime, ma anche con una fragilità notevole. Conoscere questo territorio attraverso gli strumenti della geologia, della geofisica, significa sicuramente dare un forte contributo alla mitigazione del rischio. Come? Semplicemente sapendo cosa fare, come comportarsi, come utilizzare il territorio, ma anche come valorizzarlo. Questo è stato un altro dei temi che ho molto seguito nella mia carriera, la valorizzazione in generale anche delle conoscenze, quindi sicuramente questo. Vivo in un territorio quale quello napoletano, dove ci sono tre vulcani attivi e dove ovviamente la conoscenza dei pericoli associati alle eruzioni vulcaniche, prima delle eruzioni, durante le eruzioni e dopo le eruzioni, ovviamente è fondamentale per l'impatto sociale che questo ha, cioè la mitigazione del rischio. Il rischio dipende da noi, dipende dal fatto che noi esponiamo a fenomeni naturali un valore, e nell'area napoletana devo dire che il valore più grosso è il valore della vita umana. Ci sono 1,5 milioni di persone esposte al rischio vulcanico e quindi il nostro obiettivo finale è sempre e solo quello della mitigazione del rischio. Molti vulcani sembrano spenti ma sono solo dormienti. A voi l'arduo compito di sorvegliarne il respiro. Alcuni studiosi parlano di atteggiamenti e misure razionali, cioè non solo prevedere l'evento peggiore, ma di mettere a raziocinio poi le eventuali misure. In che maniera, secondo lei? Beh, sicuramente il mitigare il rischio significa conoscere come si comporta un vulcano. I nostri vulcani, per esempio, sono caratterizzati da lunghissimi periodi di riposo. Un elemento che sembra paradossale è l'elemento che basta guardare la stratigrafia del sottosuolo, cioè la sequenza di rocce che stanno nel sottosuolo, e vedere che nell'area napoletana sono almeno 10.000 anni che c'è una persistenza di comunità antropica e fenomeni vulcanici. Pompei è l'esempio più eclatante, ma ce ne sono tanti altri. Ripeto, sono 10.000 anni che accade questo. Dovremmo cominciare a capire anche il perché.
E entrare in questo, in queste motivazioni, ovviamente è molto importante, in quanto ti fa capire come le comunità vivevano, si adattavano alle varie condizioni, sceglievano i propri territori e quindi c'è questa storia continua di adattamento, eruzione, fenomeni, eccetera. E questo è un altro elemento importante che è stato, ha caratterizzato il corso dei miei studi, capire l'interazione tra uomo e vulcano, uomo e fenomeno naturale. Quindi un po' questa è la sintesi. Grazie tante. Adesso invitiamo il sindaco di Lavello, Sabino Altobello, a raggiungerci per la premiazione. Perdoni. No, proprio una battuta, anzi più che considerazione qualche sms. Uno naturalmente orgoglioso di, come primo cittadino di una bellissima comunità come quella lavellese, di questo importante riconoscimento, e quindi sono molto fiero di essere qui. Secondo sms, io penso che a parte gli espianti, a parte gli aspetti della nostalgia, a parte diciamo anche gli aspetti dolorosi del partire, io vorrei diciamo in qualche modo segnalare un elemento di positività, e forse in questo momento le migrazioni, anche le scelte di andare via, sono scelte consapevoli anche di opportunità. E consentitemi di citare a questo proposito non tanto diciamo qualche dotto poeta o qualche ricercatore, ma semplicemente un cantautore, quando dice che partire non è soltanto partire e viaggiare, ma come è accaduto in molti casi di voi, anche dalle vostre storie, dice De Gregori, ma è imparare le lingue degli altri, imparare ad amare. Io credo che nel viaggio e nelle migrazioni ci siano anche aspetti di questo tipo. Il terzo sms è il seguente: la Basilicata non è soltanto quella rappresentata dai quasi 600.000 suoi abitanti, 580.000, ma è una comunità larga e diffusa nella quale ci siete anche voi, che siete una risorsa incredibile in termini di storia, ma soprattutto, questo è l'elemento fondante ed importante, in termini di valori: il valore della sobrietà, il valore dell'impegno, il valore del rigore. E consentitemi, una volta tanto, facciamo bene ad istituire questi premi e questa sera a festeggiare i talenti, non le mediocrità, ma i talenti e l'impegno. Grazie, signor sindaco. Prego. Io volevo solo aggiungere una battuta. Io credo che la lucanità in generale, che connota fortemente i miei comportamenti, eccetera, sia il saper avere dei progetti in testa, seguirli con caparbietà e con un altro elemento fondamentale che io insegno ai tanti miei studenti, la passione. Quello è l'elemento che noi dobbiamo e che io trasferisco continuamente, e sono contento quando da questo derivano risultati importanti loro, perché penso che adesso il nostro ruolo sia quello, cioè trasferire e consentire di andare avanti a questi ragazzi. La passione è il sale della vita, senza di quella non si riesce. Grazie. Adesso è la volta di Giuseppe Mazza. Vediamo il filmato realizzato per lui da Rosarianella. Giuseppe Mazza, ricercatore nel campo nutrizionale, nasce a Pietrapertosa, il piccolo gioiello delle Dolomiti Lucane, nel 1946. Dopo il diploma di perito agrario conseguito nella cittadina di Lavello... Sì, siamo in compagnia di Mauro Antonio Di Vito, laureato in scienze geologiche, primo ricercatore presso la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ecco, se dovesse dare un messaggio ai tanti lucani, giovani lucani, qual è il messaggio che si sente di dare? Allora, io credo che il messaggio migliore che io possa dare sia il fatto di seguire con passione
tutte le proprie inclinazioni, studiare con passione, non perseguire mai la mediocrità, ma seguire sempre l'eccellenza, che è l'unica strada per vivere una vita a tutto tondo, una vita che si compie, una vita che ti soddisfa. Perfetto. Ringraziamo il professor Mauro Antonio Di Vito, ricordiamo che è originario di Lavello. In questo momento invece sta andando in onda un filmato di Gio Mazza, laureato in scienze dell'alimentazione presso l'Università di Manitoba, nato a Pietrapertosa. Lui oggi non è qui presente, ma a ritirare il premio ci sarà il primo cittadino di Pietrapertosa. Nel 2002 la medaglia per il Giubileo della Regina e nel 2005 viene nominato come ricercatore nel campo delle tecnologie agrarie più citato e influente. Dottoressa Pelletieri, le motivazioni della commissione. Giuseppe Mazza è nato a Pietrapertosa. Dagli anni 70 dello scorso secolo vive in Canada. Studioso di chiara fama, si è distinto in studi e ricerche di Food Science and Technology, ricevendo premi di grande prestigio. Il suo impegno si è svolto in campo internazionale, in progetti di alta qualità e con una produzione scientifica che lo ha condotto a diventare il ricercatore più citato e influente nel campo delle tecnologie agrarie. Il professor Giuseppe Mazza non è riuscito ad essere qui con noi, però ci ha tenuto a inviarci un messaggio che adesso vediamo insieme. Prego. Un attimo solo di pazienza. E la distanza. Giuseppe Mazza risiede in Canada e quindi ci vuole qualche attimino in più perché possiamo trasmettere il suo messaggio video. Giuseppe Mazza, sì, sì. Ecco, noi siamo in compagnia di Luigi Scaglione, il coordinatore del centro Lucani nel Mondo Nino Calice, perché lui è l'ideatore del Museo dell'Emigrante allestito qui all'interno del castello di Lago Pesole, inaugurato alcuni mesi fa. Un museo molto particolare, perché? Perché raccontiamo la storia dell'emigrazione lucana attraverso gli occhi dei viaggiatori, cioè 12 storie vere che hanno solcato i mari o hanno attraversato le Alpi per andare nel posto dove hanno trovato fortuna alcuni e anche, diciamo, insuccessi altri, ma che qui raccontiamo con un passaporto, un viaggio virtuale che si fa attraverso il carretto di Zanardelli, il viaggio sul treno, il viaggio sulla nave, l'approdo ad Ellis Island. Venite a visitare questo museo. Ringraziamo Luigi Scaglione, andiamo con la premiazione di Gio Mazza, che ricordiamo non è presente qui, però c'è il sindaco di Pietrapertosa. Intanto buonasera a tutti quanti voi, come dire, io sono particolarmente fiero di questo premio al professor Mazza. Per noi resta Peppino Mazza, perché la sua è una storia di emigrazione vera. Peppino nasce da una modesta ma fattiva famiglia di agricoltori pietrapertosani e dalla Contrada Rossa, con tanti sacrifici, ricordavamo ancora in viaggio venendo verso Lago Pesole con il fratello Antonio, con sacrifici a volte quasi inenarrabili, perché la condizione degli anni 50, degli anni 60, nelle campagne di un paese in cima alla Basilicata, non erano certo favorevoli per chi volesse intraprendere una carriera di studioso. Lui invece ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta grazie alla sua famiglia che, a costo di privarsi anche del necessario, è riuscita a sostenerlo negli studi superiori, e ce l'ha fatta soprattutto perché la sua voglia di riuscire nel suo intento, la sua voglia di conoscere, di scoprire, di sapere, di acquisire conoscenze e competenze, lo ha portato a raggiungere questi risultati che abbiamo ascoltato un attimo fa. È tutta
come dire, questo è tutto merito suo, della sua intelligenza e della sua grande capacità di applicarsi con impegno. Ha ragione Sabino Altobello quando dice: questa sera noi dobbiamo festeggiare i talenti, perché di questo si tratta. Si tratta esattamente di dare merito a queste persone che tanto hanno fatto per dare anche onore alla nostra Basilicata. Adesso prego Teresa Colucci, una breve battuta insieme a Chiara. Parlare di Peppino dal punto di vista scientifico non ne sono capace, però posso parlare dell'uomo e del rapporto che aveva con Piera Pertosa e in particolare con la mia famiglia. Mio papà è stato il suo professore e quindi l'ha cresciuto e l'ha seguito. E per identificare Peppino, visto che a Piera Pertosa ci sono tanti mazza, noi lo chiamavamo Zichichi, quindi è un nome che gli ha portato fortuna. Decisamente. Chiara, prego. Chiara segue da molto il comitato Torrechiani e anche tu penso hai conosciuto Mazza attraverso ricordi forse dei tuoi genitori, o l'hai proprio conosciuto? Io l'ho conosciuto perché lui ogni estate torna a Pietrapertosa, l'ultima volta è venuta ad agosto, e la funzione dei Torrechiani è nata proprio dal fatto di mantenere viva la figura di Francesco Torraca a Pietrapertosa e da qui di tutte le persone che sono nate nel nostro bellissimo borgo, il gioiello che diceva prima si diceva prima nel video. Proprio siamo qui dalla cappella del castello di Lago Pesaro, dove si sta avviando a conclusione la cerimonia di consegna dei premi Lucani Insigni. In questo momento stanno per premiare Joe Mazza, laureato in scienze dell'alimentazione presso l'Università di Manitoba, originario di Pietrapertosa, non è qui presente però c'è il sindaco di Pietrapertosa. Riepiloghiamo in pochi secondi, sono stati premiati 5 Lucani Insigni che si sono distinti per il loro valore, per la loro bravura, e sono state date 3 onorificenze. Tra pochi secondi verrà premiato Donato Capeci, laureato in lettere e scienze giuridiche, commissario coordinatore del corpo di polizia penitenziaria. Una iniziativa organizzata dal Consiglio regionale della Basilicata assieme alla Commissione regionale per i Lucani nel mondo, che insomma ha visto dei momenti. Questa mattina l'incontro dei premiati con gli studenti e ora la cerimonia. E da Lago Pesaro di Avigliano è tutto, a voi la linea. Come il professor Totonno Colucci, che purtroppo ci ha lasciato un mese fa. Grazie, grazie. Allora consegniamo il premio, invito a raggiungermi Vito Giuzio, prego. Grazie. Ultimo premiato, invito, ma non ultimo, solo in ordine nella mia scaletta, invito Donato Capeci a raggiungermi qui sul palco e nel frattempo parte il video. Donato Capeci nasce nel 1947 ad Albano di Lucania. Appassionato di studi letterari e giuridici, consegue dapprima la laurea in lettere presso l'Università di Genova e poi quella in scienze giuridiche e in giurisprudenza, oltre a diversi master in scienze criminologiche e in economia e gestione dell'impresa. Nel 2003 viene nominato comandante di reparto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli di Roma e nel 2004 diviene commissario coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria del Lazio. Nella sua carriera ricopre diversi incarichi a livello nazionale, quello di responsabile del coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti del Ministero della Giustizia e di comandante di unità operativa rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria. Capeci riserva alta dedizione alle istituzioni civili e militari dello Stato, ricevendo riconoscimenti e onorificenze. Viene insignito di medaglia d'oro al merito di lungo comando, di bronzo al merito di servizio, di cavaliere e di grandufficiale al merito della Repubblica per il suo encomiabile servizio reso allo Stato. Gli studi letterari gli consentono di insegnare all'interno delle scuole ufficiali dei Carabinieri e presso l'Università degli Studi di Cassino e di ricoprire l'incarico di direttore di alcune importanti riviste di settore. Trovi una giusta collocazione e soprattutto trovi quella dignità umana che è necessaria. Quindi agenti penitenziari che non sono solo custodi delle carceri, ma a volte anche
psicologi, quindi persone in prima linea pronte a dare una mano alle persone che lì purtroppo vivono. Beh, purtroppo devo dire che gli agenti di polizia penitenziaria nel carcere sono un po' tutto. Sono cappellani, sono medici, sono psicologi, sono psichiatri, perché nella sezione detentiva noi ci troviamo solo ed esclusivamente l'agente di polizia penitenziaria, è quello che vive H24 a contatto con i ristretti. La mia opera è quella di controllare, di fare le ispezioni alle carceri per evitare che soprattutto i carichi di lavoro, la salubrità degli ambienti non vada a nuocere soprattutto alla polizia penitenziaria e poi anche a coloro che sono affidati dalla giustizia perché hanno commesso un reato. Grazie, dottor Capece. Premia il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Francesco Malica. Presidente, prego, qui con me, perché adesso le conclusioni sono affidate a lei. Io volevo porle una domanda. Sicuramente conoscerà Pioveri, un giornalista e scrittore italiano che con i suoi scritti attraversò l'Italia dal nord al sud, e in una delle opere descrisse la Basilicata come una regione capace di sprigionare attraverso le sue strettoie un'intelligenza aguzza, asciutta ed effettiva. I lucani, diceva, sono gente fiera, un popolo che ha saputo mantenere la propria identità e cultura basata su solide tradizioni, sul carattere ospitale e orgoglioso, ostinato e determinato. Presidente. Sì, grazie. Buonasera. Forse non è acceso. Ah, è adesso, sì. Intanto buonasera a tutti quanti. Benvenuti da parte del Consiglio regionale che rappresento. E come tutte le manifestazioni, anche quelle riprese dalla televisione, così come stasera abbiamo avuto il piacere di avere un'ora di diretta, due ore stamattina con i ragazzi sono più importanti perché sono il futuro. Anche nei titoli di coda ci sono i ringraziamenti, per cui vorrei iniziare da quello, prima di rispondere alla domanda che l'ottima Nicoletta, che ringrazio per aver ben contorto, come avete potuto ben vedere, in una manifestazione sobria nella quale organizziamo in maniera reale questo premio, può capitare anche qualche piccolo screzio che però logicamente non ha né riso né inciso e né diminuito questa bella manifestazione. Grazie soprattutto agli uffici, all'ufficio stampa, alla commissione, un grande lavoro anche di raccordo insieme con i premiati, con i lucani. Grazie alla dirigente che ha voluto dottoressa Laggia, ma grazie a tutto la struttura e anche con l'amalgama con la quale hanno saputo lavorare su questo premio. Questo premio, così come dicevamo stamattina, avendo avuto le scuole qui, che hanno dialogato un pochettino insieme con i premiati, hanno voluto dialogare con le istituzioni, l'abbiamo avviato verso una strada che è quella dell'esempio, un esempio di vita. Ed è su questo che abbiamo intrapreso una serie di dialoghi anche insieme con i premiati, avendo avuto il piacere di essere qui per qualche ora insieme, e l'animo lucano, la personalità lucana, la radice lucana è venuta fuori. Questo bel colloquio amabile, persone che potrebbero tranquillamente, come avete potuto ben vedere dai loro curricula, da quello che hanno fatto nella vita, anche essere
o rappresentare se stessi in maniera diversa, invece no, hanno fatto in maniera umile, come si suole ad un lucano. Ad un lucano sulle quali l'ottima Nicoletta chiedeva rispetto ai detti che viaggiano sui lucani, eppure i detti sui lucani non ce ne dovrebbero essere, se il vicepresidente della Commissione Napoli, che ringrazio insieme congiuntamente al vicepresidente Giuzio della Commissione, perché dovete pensare che questo premio è un premio attestato alla Commissione dei Lucani nel mondo, sul quale, essendo ancora in qualità di Presidente del Consiglio, rivesto anch'io quella carica che l'anno scorso rivestiva il consigliere, l'assessore Benedetto, che ringrazio per essere venuto, proprio perché nello spirito della continuità fa capire che il lavoro che viene portato avanti, che viene programmato, poi ha una sua continuità al di là delle persone che rappresentano questa istituzione, ma il pensiero, il perché, gli obiettivi della norma che noi abbiamo messo in campo e per i quali nasce questo premio, porta esattamente alla risposta della domanda della giornalista, nella quale dice: il lucano chi è? Qualcuno si è cimentato nel dire: noi siamo un popolo che ha, se dovessimo contare la seconda, la terza, la quarta generazione, almeno il doppio di quelli che vivono su questa terra. Noi abbiamo una grandissima rete come Commissione dei Lucani nel mondo, che ha federazioni e associazioni in tutti i paesi del globo. Non c'è nazione dove non riusciamo ad avere un punto di riferimento in questa rete dei lucani nel mondo, che è stata costruita da altri, e quali va il nostro ringraziamento, perché quello è il senso dell'attaccamento, e l'abbiamo potuto vedere stasera con le poche parole che hanno riferito tutti i premiati, e che in maniera certa testimoniano l'attaccamento a questa terra. Ecco perché invito anche i lucani, come Di Vico, come Ricciardi, a volere mettersi in rete anche loro, perché sarebbe certamente, credo, un onore per chi sta tentando. C'è l'avvocato Mazzeo da Napoli che sta tentando di ricostruire questa grande rete e questa associazione che pure abbiamo a Napoli, dei lucani di Napoli, in maniera tale che si possa allargare, possa esserci una sorta anche di ricambio all'interno di quell'associazione. Una rete fenomenale, straordinaria, sulla quale ci sono veramente e ci sono scoperte. Qualcosa è stata detta da Maria Albano, commissaria per le pari opportunità, che tanto tiene la donna. Saluto logicamente con l'occasione anche la nuova vice consigliera di parità che è stata nominata qualche giorno fa, perché le donne hanno esattamente un grande ruolo, molte volte anche non trattato, rispetto agli uomini. E questa è una delle attività che la Commissione sta mettendo in campo attraverso il contributo che viene dato, perché noi abbiamo voluto questo premio qui per il semplice fatto che qui abbiamo la sede del Museo dell'Università. Un museo nel quale raccontiamo le storie appassionanti che avete sentito, ma ce ne sono tante altre, e le tante altre storie sono quelle anche dei premiati e che vengono insigniti questa sera del premio dei lucanesi. Io credo che tutti quanti, chiunque sia lucano, l'ha voluto raccontare attraverso questa bellissima scultura che l'artista Giovanni Spinazzola ha voluto realizzare. Ne abbiamo parlato nella conferenza stampa, del perché ha voluto mettere quella corteccia, quella quercia, sia su chi è stato insignito
con il premio, con la scultura, sia con la targa. Quella quercia significa logicamente durezza, caparbietà, qualcuno ha detto noi siamo caparbi. Quando si ha un'idea siamo così caparbi che riusciamo a metterla in campo e questa ci distingue logicamente da tutti quanti gli altri. È una regione come quella della Basilicata che non dimentica i propri figli che sono fuori da questi confini. Con questo premio credo che non solo riconosce e attesta che nel mondo ci sono persone come i lucani che portano alto il nome di questo popolo, di questa regione. Una regione che dicevamo stamattina impenetrabile, molte volte disconosciuta, oramai non più. Prima per poter identificare questa regione bisognava indicare due città nelle quali nel mezzo c'era la Basilicata. Noi siamo della Basilicata, dove? Dov'è la Basilicata? Fra Napoli e Bari, adesso non più. Oramai non siamo più la Cenerentola da questo punto di vista. Siamo una regione che si è saputo guadagnare anche attraverso il vostro operato all'esterno. Il fatto di dover avere questi uomini valenti che abbiano portato in alto il nome della nostra terra, io credo che debba essere questa la risposta, la caparbietà e ciò che siamo riusciti a mettere in campo. Descritti attraverso, guardate, non era una cosa semplice. Io devo ringraziare la Commissione e dovete immaginare che stasera nell'ambito delle anche confessioni, molte volte voi pensate che il politico è quello che determina tutto, invece no. Nonostante noi fossimo all'interno della commissione, ci siamo guardati bene dal dover incidere rispetto a tre persone che voglio ringraziare perché hanno fatto un lavoro straordinario, devo dire anche scientifico per alcuni versi, perché il professor Berardi, la dottoressa Pelletieri, il professor Ciccimarra, che erano le tre persone esterne che hanno valutato i vostri curricula, devo dire che l'hanno fatto in maniera esemplare, senza dover avere alcuna interferenza da parte delle figure politiche pure all'interno della commissione. E se le donne premiate non hanno la parità, cara Maria, è perché i curriculum pervenuti delle donne erano pochi. E poi devo dire che molte volte non è il fatto di essere donna che deve avere necessariamente una parità, sono le capacità, quello che sono riusciti a mettere in campo la professoressa Teora, la dottoressa Teora, o con l'artista Carmen Bella, ma congiuntamente permettetemi di dire che alcuni di voi non li conoscete. Ma già leggendo, addirittura con un paio di voi, con sia Di Vito che Ricciardi, potremmo discutere molto. Io mi farei accompagnare dal nuovo assessore alla protezione civile, io l'ho fatto 10 anni fa, sulle questioni sismiche, sulla vulnerabilità sismica, molte volte avremo tanto da discutere. In una terra come questa che è fragile sotto l'aspetto del dissesto idrogeologico ed è anche una dei territori che è soggetta ai tanti pericoli del terremoto. Ma come potete ben vedere ha una sua vegetazione. Mi piace quando qualcuno dice dei premiati di questa terra di luce. Questa terra di luce da quale prende il nome anche la Lucania. Una terra piena di boschi, una terra dalla quale nasce quel premio che voi avete ricevuto, dove la corteccia della quercia rappresenta sì la capacità e la testardaggine per poter portare avanti tutti le proprie idee, quello che si ha in mente.
ma rappresenta anche una sorta di legame a questa quercia con radici ben piantate. Queste radici che vi legano a questo territorio, ai vostri affetti. E se abbiamo iniziato con l'esempio che volevamo dare ai ragazzi delle scuole stamattina attraverso le vostre figure, è esattamente l'esempio che noi vogliamo continuare a mantenere anche all'interno, sia delle nostre istituzioni che della nostra società. Io sono convinto che attraverso questo vostro aiuto a portare alto il nome della Basilicata, se non siamo più la Cenerentola, sicuramente sapremo far valere i grandi valori di questa terra. Una terra che è difficile, una terra che non ha infrastrutture, e se non ha infrastrutture non c'è nemmeno un tentativo di sviluppo organico. È una terra che proprio per mancanza di infrastrutture ha fatto rimanere saldi quei valori che qualcuno dice che sono quelli della famiglia, perché ancora rimane radicato il pensiero a questa famiglia. E mi piace quando il professor Donzelli dedica questo premio alla propria famiglia per i sacrifici fatti, perché l'emigrazione è un tema sensibile. La nostra terra è stata percorsa per tanto tempo, a partire dal subito periodo post-unitario, dal 1860 fino alla fine del 1800 con le grandi emigrazioni, all'inizio del 1900, poi bloccata col fascismo, ripresa immediatamente subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E questi nostri concittadini, corregionali, che venivano trattati molte volte come merci, le storie sono raccontate, non come persone. La caparbietà li ha fatti diventare ministri, onorevoli, avvocati, giudici nell'ambito di quei paesi, che hanno mostrato un'apertura. Ed è esattamente con questa apertura mentale, e su questo vorrei chiudere il mio intervento, con questa apertura mentale dovremmo avere noi l'approccio a questa nuova fase di migrazione. Questa fase di migrazione pesante, a volte non capita, a volte combattuta. Abbiamo il sindaco di Chiaromonte che è sulla stampa in questi giorni, perché logicamente avendo aperto le porte del proprio comune all'accoglienza, all'integrazione, si è vista rispetto ad altri comuni avere sul proprio territorio numeri di migranti al di sopra di quelli che anche una comunità deve pian piano incominciare a imparare e a capire che bisogna integrare. E sono convinto che questa terra che ha ricevuto accoglienza attraverso i propri emigranti saprà dare, così come il popolo lucano è, una grande accoglienza per costruire quella famosa pace che era il tema sul quale veniva costruito questo premio. Quella pace che è necessaria e che necessita di esempi nel Mediterraneo e anche oltre. Dobbiamo pensare che se non la costruiamo attraverso questi esempi, e voi insignite quali va il mio applauso, riconoscimento, ringraziamento per aver portato alto il nome della Regione Basilicata, che in questo momento rappresento come Consiglio regionale, a voi e a tutti quanti noi tocca questo arduo compito di dire che la Basilicata ha un popolo accogliente, un popolo capace, un popolo capace, ma è un popolo che logicamente sa fare anche dell'accoglienza una sua identità propria. Grazie a tutti quanti e auguri. Grazie, Presidente. Penso sia bello e doveroso chiudere questa serata ricordando un altro figlio illustre, Orazio, quando dice che chi solca i mari cambia i cieli, ma non l'anima. In
indubbiamente riveste esattamente già da 2000 anni fa il pensiero che credo aleggia nella mente di tutti quanti, perché noi possiamo essere in qualsiasi parte del mondo, ma nel nostro cuore, nella nostra mente c'è sempre ed esclusivamente questa nostra terra di Basilicata. A questo proposito vorrei poter dare agli insigniti un riconoscimento in più. Logicamente consegnerò questo segno distintivo, non ne abbiamo bisogno, è un segno distintivo della nostra regione che vorrei donare personalmente a tutti gli insigniti affinché anche chi non vuole capire all'esterno quello che portiamo nel cuore lo possa vedere. Allora, appuntato sopra di voi come segno distintivo e di essere orgogliosi di essere in questa terra. Prego. Volete raggiungerci qui al centro? Così facciamo anche una bella foto, Francesco.